Pace e bene a tutti nella divina volontà. Questo ottavo giorno della novena di Pentecoste, tutta la creazione loda il Signore insieme a noi e noi vogliamo veramente, per mezzo dello Spirito Santo, far salire veramente al trono di Dio il nostro ti amo nella divina volontà al Signore proprio. Vogliamo far salire per mezzo dello Spirito Santo il nostro ti adoro nella divina volontà, ti esalto, ti riparo per tutti i mali del mondo. Ecco, nella divina volontà noi possiamo veramente, nello Spirito Santo, dare al Padre lo stesso onore, la stessa gloria che dava Gesù insieme con Gesù naturalmente, perché ogni cosa è sempre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. Tutte le nostre, i nostri pensieri, le nostre sofferenze, le nostre gioie sono vissute nella nostra umanità, ma tutto quello che noi viviamo, se lo uniamo a Gesù, a quello che ha vissuto Gesù, allora acquista meriti infiniti nella divina volontà. Ricordiamoci sempre che nella Bibbia si dice: questi è il figlio mio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. Il Padre si compiace nel figlio Gesù Cristo. E ogni volta che noi, nella divina volontà, diciamo Gesù, piangi tu in me, Gesù, risorgi tu in me, Gesù, prega tu in me, permettiamo a Gesù di veramente attualizzare nella divina volontà in noi la sua vita, ed è Gesù che compie le sue opere in noi. E quindi il Padre vede, 2000 anni fa vedeva in maniera speciale Gesù capo che compiva tutta la sua opera, e adesso vede Gesù in noi, Gesù corpo che sempre lo esalta. È un mistero strepitoso, pazzesco. Noi non siamo semplicemente persone umane, ma noi siamo persone, corpo di Cristo, come ho spiegato già nei giorni scorsi. Il Padre in noi non vede semplicemente degli individui, ma vede membra del corpo di Cristo, vede Gesù che vive sulla terra, prega, geme, soffre, combatte, vince. Non più solo come capo, ma come il capo che nel corpo vince. Vi ricordate quando San Paolo perseguitava i cristiani? San Paolo, Paolo era allora, perseguitava i cristiani. A un certo punto Gesù gli appare e gli dice: non perché perseguiti i miei figli, ma Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché Paolo stava perseguitando il suo corpo, cioè Gesù corpo. E gli dice proprio: Paolo, Paolo, non perché perseguiti i miei figli, i miei cristiani, ma Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Quindi ricordatevi che tutto quello che viene fatto a noi viene fatto a Gesù. Tutto quello che viene fatto attraverso di noi viene fatto da Gesù, naturalmente il bene. Se invece c'è del male, quello è attribuito a noi come individui. Ma il bene è Gesù che lo fa in noi, insieme con noi, no? Ma lo facciamo in quanto corpo di Cristo. E guardate, è un mistero pazzesco, eh? Più ci meditiamo e più ci viene da saltare di gioia proprio. Allora invochiamo con forza lo Spirito Santo. Sta avvenendo qualcosa di grande nell'umanità e nella Chiesa. E lo Spirito Santo ha il compito da parte proprio del Padre e del Figlio di realizzare la divina volontà come in cielo e così in terra. E lo farà. Lo farà perché Gesù ha detto: lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo darà. E sta prendendo del suo, cioè il dono della divina volontà ce lo sta donando. È una cosa pazzesca. Allora preghiamo perché quest'opera dello Spirito Santo si realizzi in tutto l'universo pienamente.
Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, tutti i carismi e tutti i tuoi frutti. Suscita in noi la parola e suscita in noi sempre più il dono della divina volontà. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male, dal maligno e da tutte le sue opere. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. La parola di oggi è presa da Romani 8,17, sentite. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Ecco, vedete, oggi il Signore conferma proprio quello che vi ho detto poco fa, e cioè che noi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, cioè erediamo e ereditiamo insieme a Cristo. Perché? Perché Cristo è il capo e noi siamo il suo corpo. E quello che ha ereditato Gesù come capo, noi per grazia lo ereditiamo come corpo. Vedete quanto è semplice? Lo Spirito Santo è semplicissimo e chiarissimo. Quindi, Gesù ha ereditato l'autorità nella divina volontà proprio per realizzare il regno di Dio, e noi come corpo di Cristo ereditiamo l'autorità di Cristo per agire nel suo nome. Il Padre custodiva Gesù come pupilla del suo occhio e noi veniamo custoditi da Gesù come suo corpo, come pupilla del suo occhio. La pupilla del suo occhio che cos'è? È corpo suo. La pupilla fa parte del suo corpo. Noi, Gesù quando pregava veniva esaudito, veniva ascoltato. La sua preghiera era sempre davanti al trono del Padre. E noi, come corpo, abbiamo pieno accesso al trono di Dio nel nome di Gesù Cristo. Cioè lo stesso amore con il quale il Padre ha amato e ama Gesù capo, è lo stesso amore con cui ama Gesù corpo che siamo noi. Guardate, questo vale su tutte le sfere, solo che per Gesù era naturale questo, perché lui era il figlio naturale di Dio, no? Il figlio di Dio. Noi, per noi vale per grazia, perché noi siamo figli adottivi nello Spirito Santo. San Giovanni dice: da cosa si vede che siete figli? Dal fatto che avete ricevuto lo stesso Spirito, cioè lo Spirito Santo. Noi abbiamo dentro lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quando è che si vede che due persone sono figli di una persona, quando hanno lo stesso sangue, no? Allora noi, avendo lo Spirito Santo dentro, lo Spirito Santo è come se fosse il sangue di Dio. Quindi ogni volta che noi abbiamo lo Spirito Santo dentro abbiamo lo stesso sangue di Dio e quindi diventiamo per adozione figli di Dio. Abbiamo, diciamo, il suo DNA, che è lo Spirito Santo, la persona DNA. E quindi di conseguenza diventiamo eredi a tutti gli effetti. Cioè una cosa, è quello che ci ha donato il Padre per mezzo di Gesù è incredibile, ci ha fatti figli veri di Dio, cioè ma vi rendete conto? E se siamo figli siamo anche eredi. La prima cosa che abbiamo ereditato
e il sangue di Dio, tra virgolette, cioè lo Spirito Santo. E avendo ereditato lo Spirito Santo che ci rende figli, perché ci dà il suo sangue, tra virgolette, di conseguenza tutto quello che è di Dio diventa nostro. E come dice il padre al figlio prodigo nella parabola proprio del figlio prodigo, Luca 15, gli dice il padre al figlio: figlio, quello che è mio è tuo. Perché se Dio ci ha dato lo Spirito Santo, che è Dio, cosa non ci darà insieme con Lui? Il resto è tutto in aggiunta. Quando si dice cercate il regno di Dio, il resto vi sarà dato in aggiunta. Il regno di Dio è lo Spirito Santo. Cercate lo Spirito Santo, il resto vi sarà dato in aggiunta. Vi faccio proprio un esempio, guardate, un esempio, scusate, ma per farmi capire. Allora, se tu hai montato la parabola, dopo puoi prendere tutti i programmi, tra virgolette, della TV. Così, una volta che tu hai la parabola di Dio con lo Spirito Santo, il resto viene in aggiunta. Tutta l'eredità, tutti i programmi io li posso ricevere dello Spirito Santo. Cioè, se noi ospitiamo la persona dello Spirito Santo, ospitando dentro di noi, diventando tempio dello Spirito Santo, lui è la persona che porta con sé tutti i beni di Dio. È come se umanamente noi accogliessimo il capo dell'industria che produce tutte le cioccolate più buone. Ospitando il capo, tra virgolette, di fatto diventiamo, possiamo ricevere tutti i dolci migliori. Però in quel caso è soltanto un ospite, ma lo Spirito Santo in questo caso ci rende eredi. Quindi è come se noi diventassimo figli adottivi di quel direttore della fabbrica di cioccolata e quindi di conseguenza diventeremo eredi di quella fabbrica con tutto quello che contiene. Se noi riceviamo la persona, di conseguenza riceviamo tutti i suoi beni. Se noi riceviamo lo Spirito Santo, di conseguenza diventiamo figli adottivi, quindi padroni, eredi di tutti i suoi beni. E questo è un dono, è per grazia, è una cosa pazzesca. È come un bambino, se un bambino nasce nella famiglia più ricca di questo mondo, non è che ha fatto niente, lui non ha fatto, non ha nessun merito, è nato solo in quella famiglia, eppure quando nasce diventa figlio e erede di tutto quello che è di quella famiglia. E Dio ha fatto così. Ci ha fatti diventare per mezzo dello Spirito Santo figli del suo regno, familiari suoi, e di conseguenza ci ha fatto in 2 secondi ci ha fatto diventare eredi di tutto. Guardate, e noi così ci dobbiamo immaginare, ecco, noi ci dobbiamo immaginare così. Noi ci dobbiamo immaginare non come individui falliti, ma come corpo di Cristo che ha ereditato tutti i beni di Dio. E Dio è creatore. Quindi tutti i beni della creazione, Dio è il Redentore, tutti i beni della creazione, Dio è Re della Divina Volontà, tutti i beni della Divina Volontà. Noi dobbiamo, quando ho detto che la guarigione di tutte le cose è la guarigione dell'immagine che abbiamo, noi dobbiamo imparare proprio, esercitarci a immaginarci secondo verità, e cioè come figli di Dio, come eredi di Gesù, come eredi di Dio, come coeredi di Cristo. Io devo rinunciare a pensare che sono solo un individuo, ma io sono un individuo che è diventato corpo di Cristo. Questa è la mia vera immagine. Perché come mi immagino, così mi percepisco, così mi comporto, così credo, così spero, così mi aspetto le cose. Se io sono corpo di Cristo, mi aspetto tutto quello che è promesso al corpo di Cristo. Ma se io mi immagino solo come un individuo, io mi aspetterò solo le cose legate all'individuo e quindi andrà a fallito tutto quello che spetta al corpo di Cristo.
Quindi la guarigione sta proprio in come ti percepisci, in come ti immagini, in cosa credi che sei. Ricordatevi che l'immagine è legata a quello che credi, eh? Se Dio ti annuncia che tu sei figlio di Dio e ci credi, tu comincerai a sviluppare un'immagine pennellata su quello che credi, cioè che sei figlio di Dio, corpo di Cristo. Ma se tu non ci credi, ti rimarrà la vecchia immagine. È la fede, il pennello per disegnare giorno per giorno la tua immagine santa in Cristo. Quello che credi è quello che immaginerai. Se tu credi di essere uno sportivo, perché veramente l'esperienza te l'ha dimostrato, immaginerai di poter fare sport. Se tu credi a quello che ti ha detto Dio e a quello che ti ha donato e promesso, immaginerai di poter vivere da figlio di Dio e quindi ti aspetterai di vivere da figlio di Dio, ti comporterai da figlio di Dio, crederai di poter agire nel nome dei figli di Dio, cioè nel nome di Gesù. Ma se tu non credi nella maniera giusta, cioè non credi quello che dice la parola della Chiesa, tu ti immaginerai quello che viene dalla tua testa o addirittura quello che viene dal demonio. Quindi avrai un'immaginazione distorta, errata, sbagliata e ti rovinerai. Tu sei praticamente una rosa in Cristo, invece l'immaginazione sbagliata ti farà credere che sei, che ne so, una pianta grassa. E quindi invece di annaffiarti come rosa tutti i giorni, ti annaffierai ogni una volta al mese come piante grasse e alla fine te muori di nebbia. Come ti immagini, come credi così ti immagini e come immagini così poi ti comporti, ti curi, ti aspetti le cose e combatti per avere quei beni. Perché immagini in maniera giusta, secondo verità, la verità ti fa libero da tutti i mali, ti dona tutti i beni. Ma se tu credi in maniera sbagliata, immaginerai in maniera sbagliata e ti rovinerai. Cioè, in poche parole, i padri della Chiesa dicono una cosa meravigliosa. I padri della Chiesa dicono, ognuno di noi diventa quello che contempla. Allora, se tu contempli l'immagine di Dio che sei, diventerai a immagine e somiglianza di quello che contempli nella vita, perché sceglierai secondo lo Spirito Santo, ti aspetterai le cose secondo lo Spirito Santo, combatterai secondo lo Spirito Santo. Se tu invece ti contemplerai secondo un'immagine sbagliata, diventerai secondo quell'immagine sbagliata. I padri dicono proprio, ognuno diventa quello che contempla. Noi siamo fatti così, come un pittore fa un quadro in base al modello, così noi ci costruiamo la vita in base all'immagine che abbiamo di Dio, di noi stessi e della vita. Quindi se noi immaginiamo secondo Dio diventeremo opere meravigliose. La Bibbia dice Dio mi hai fatto come un prodigio, ma se noi immaginiamo in maniera naturale o satanica, diventeremo a immagine e somiglianza di Satana, che è una rovina, cioè distruzione, fallimento. Allora ecco, adesso vogliamo rinunciare proprio a tutte le immagini che abbiamo contemplato della nostra vita in maniera distorta, sbagliata, e chiediamo allo Spirito Santo, soffia in noi la vera immagine, e fa che noi contempliamo sempre questa immagine che ci è data attraverso la parola, la Chiesa, attraverso la luce dello Spirito Santo, perché noi possiamo diventare quello che contempliamo, cioè possiamo diventare, noi contempliamo e adoriamo Cristo e possiamo diventare immagine e somiglianza di Gesù, quindi il corpo di Cristo veramente realizzato, perfetto, santo, sano e salvo. Adesso allora facciamo questa preghiera per chiedere proprio che siano distrutte tutte le immagini cattive che abbiamo contemplato nella nostra vita e sia soffiata e Dio ci dia la grazia, proprio ci gonfi il cuore a contemplare sempre l'immagine di Cristo in noi, nient'altro. Spirito purificatore, purificaci da ogni macchia
e da ogni immagine sbagliata, anche registrata nell'inconscio. Purificaci completamente da queste immagini sbagliate. Lava tutto nel sangue di Gesù e cancella in noi tutte le immagini sbagliate e tutti gli effetti che hanno portato o che vorrebbero portare su di noi. Spirito Santo, santificaci e dacci la nuova immagine di Gesù Cristo, di essere suo corpo. Dacci le virtù di Gesù, le stesse sue intenzioni, le stesse sue disposizioni interiori. Sii in noi lo stesso Spirito di Gesù. Spira all'anima nostra verso Gesù lo stesso amore che il Padre spira al suo Figlio divino e dacci la stessa attrazione che il Padre sente verso il suo diletto e carissimo Figlio Gesù Cristo. Spirito Santo, attrai tutto il nostro essere a contemplare e adorare solo Gesù come Signore e Salvatore, perché noi siamo sempre guidati dallo Spirito Santo e dall'immagine unica che Lui ha messo in noi secondo verità. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi lascio una parola di Dio che vi aiuterà ogni volta che la ripetete, vi aiuterà ogni volta che la ripetete a pennellare voi l'immagine di Dio. La parola è questa: vi ho chiamati perché portiate frutto. Ecco, oggi ripetetela, ripetetela a voi stessi dicendo: vi ho chiamati perché portiate frutto. E questa immagine di noi chiamati da Dio perché portiamo frutto in Cristo cancellerà tutte le immagini che invece ti dicono: non porterai frutto, sei una fallita, non ci indovinerai mai a fare cose nella vita, era meglio che non nascevi. Invece no, pennellate, la parola di Dio è come un pennello, mano a mano la ripetete, pittura di quell'immagine, ripetete questa parola: vi ho chiamati perché portiate frutto. Ecco, noi siamo chiamati per portare frutto, cioè per diventare corpo di Cristo sano, bello e santo. Non per essere dei falliti, non per essere dei morti che camminano. Noi siamo corpo di Cristo vivo, da cui esce una forza che deve sanare tutta l'umanità e l'universo. Allora ripetiamo insieme: vi ho chiamati perché portiate frutto. Vi ho chiamati perché portiate frutto. Vi ho chiamati perché portiate frutto. Alleluia. Adesso chiediamo di capire bene questa parola, di sentirla profondamente dentro di noi e di realizzarla proprio. Diciamo insieme: o Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto e della potenza della sua immagine in noi, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Gesù in me, nella divina volontà, vi benedica. Accenda il fuoco dello Spirito dentro e fuori di noi fino a quando saranno consumate tutte le immagini cattive e disegnata quella buona, e quella buona rimanga e diventi stabile in noi contro ogni altra volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene nella divina volontà.